Allora, Angelo Palumbo, idonei al concorso. Ciao, sono qui in qualità di delegato nazionale degli idonei al concorso e rappresento anche i vincitori senza capo. Sono qui per manifestare la nostra solidarietà, per portare solidarietà ai colleghi, speriamo, di quota 96. Lo abbiamo fatto sin dall'inizio della loro battaglia e lo continueremo. Solidarietà per Colonia. Allora, dicevo, siamo qui per portare solidarietà, siamo anche noi precari, per portare solidarietà ai quota 96, ai precari storici e a tutti. Non abbiamo, come ha detto Marcella prima, non abbiamo etichette. Siamo qui ed è bello incontrarci in una piazza aperta, libera. Perché noi vogliamo una scuola che sia aperta. Aperta per i colleghi di quota 96 e che non sia un carcere. Hanno maturato i loro diritti come noi abbiamo maturato i nostri diritti ad entrare in questa scuola. Abbiamo superato il concorso più difficile della storia della Repubblica. 321.000 candidati, 26.000 tra idonei e vincitori. E in cambio cosa abbiamo avuto? Cambio cosa abbiamo avuto? Né GAE, né abilitazione e ultimamente lo scorrimento. Ma sono qui per fare un appello all'unità, soprattutto in vista di un probabile nuovo concorso. Noi siamo per l'unità di tutti, non vogliamo un nuovo concorso, abbiamo aspettato 13 anni per farci selezionare, non ci faremo rottamare in due anni. Siamo qui e rimarremo qui a protestare insieme a tutti fino a quando l'ultimo dei precari di GAE non sarà assunto, quando l'ultimo dei idonei, quando l'ultimo dei quota